Quanta fretta di andartene. Monica, quanto tempo! Non credo che il tuo amico Tarleton fosse entusiasta di usare il sangue di un supereroe per rimpiazzare i supereroi. Lui non si occupa dei dettagli. Interrompete ciò che state facendo, subito. Aspetta un attimo. Sorge non sa niente di tutto questo, vero? E non lo saprà mai. Sequenza di autodistruzione avviata. Oh, l'abbiamo fatta arrabbiare. Tony! Ti sto lavorando! Ok, fatto! Andiamo! Che diavolo! Non fare caso ai robot assassini! Presto! Aprila! Ci sto provando! Per essere morto ne hai di pretesa! Devo usare la forza bruta! Perché non l'hai fatto solo? Questa dannata cosa è bloccata! Attenzione! Dammi una mano! Prendi l'altro lato. Siamo quasi. Tony! Abbiamo compagnia! Non c'è tempo per combattere! Andiamo! Attento! Ah, maledizione! Attento al vetro, Cap! Non può sostenere il tuo peso! Ci siamo quasi, Cap! Tony! Forza! Ci sono, ma guadagno un po' di tempo! Abbiamo perso i motori! Tony! Sì, forza, sì, ci siamo, merda! Cazzo, no! Beh, la buona notizia è che non moriremo in una palla infuocata. E quella cattiva? Credo che moriremo soffocati prima. Almeno c'è una bella vista. Sì. Fanculo. C'eravamo quasi. Visto che stiamo per morire, qualcuno ha un'ultima confessione? Le tue battute, non riesco a capirle. Oh, lo so. Ho letto il tuo diario. Perché hai distrutto il reattore? Sono morti in tanti. Tony, c'era qualcosa sepolto sotto la baia. Era collegato al reattore e saliva verso la superficie. Il terremoto? Dovevo intervenire. La faglia di Sant'Andrea sarebbe esplosa.
L'oceano avrebbe inghiottito la città e fatto una strage. Non ho mai dubitato di te. Non dovevo sentirtelo dire. Che diavolo è quello? Bene, guarda chi c'è. Devo sempre risolvere tutto io? Non mi aspetto niente di meno dal dio del tuono. Ciao, Thor. Bentornato, Captain. Questa era la tua formula rigenerativa. George. Da quanto tempo sono la tua cavia? Sapevo avresti reagito così. Preferiresti morire che farti aiutare da loro. Mi fidavo di te. Ti ho salvato la vita. Tu puoi controllare le macchine con la mente. Pensa a tutte mi le... Mi hai infettato con il suo sangue. Avrebbe potuto uccidermi. Non l'ha fatto. Ricorda il nostro sogno, George. Come hai potuto rendermi uno di loro? Io ti ho reso forte. Mi hai rubato la speranza. E ora... ti offrirò le stesse probabilità che ho avuto io. Cosa hai fatto? Libererò la Terra dai superpoteri. A costo di morire distruggendola. George! Ehi, vecchio amico. Steve. Nat. È bello vederti. Se avessi saputo che eri vivo, che eri in mano loro. Tranquilla. Tarleton non sapeva che Monica mi avesse preso. Cosa? Lei Day. Il colpo. Monica ha ingaggiato Taskmaster per rubare il cristallo. I suoi hanno avviato i protocolli di sicurezza. Hanno inserito l'autopilota della Chimera. Ma quella cosa nella baia, non me l'aspettavo. La fonte di calore. Deve essere stata quella a distruggere la città. Che cos'era? Non lo so. Nat, io continuo a pensare che se io non... quelle persone... No. Non è colpa tua. La nave non sarebbe dovuta decollare. Io avrei fatto lo stesso. Sei vivo. Lo sapevo. Scusate. Venite. Dovreste vedere questo. Capitano Rogers, so di parlare a nome di tutti quando dico che è un piacere rivederla. Grazie, Jarvis. È bello essere qui. Da quando la Chimera si è quasi schiantata su Manhattan, la situazione è precipitata. Temo proprio che la IM potrebbe sfruttare l'occasione per aumentare le persecuzioni contro gli inumani. Non possiamo permetterlo. Il mondo ha bisogno degli Avengers, ora più che mai. G.
ci stiamo preparando al confronto finale con l'AIM. Io ho finito l'analisi dei piani del signor Stark per equipaggiare gli Avengers durante il confronto. Ma ci serviranno dei materiali speciali prima di essere pronti. Grazie, Jarvis. Dobbiamo rimetterci in forma per combattere. Dimmi cosa ci serve. Eccellente, signore. Uno dei punti cardine del piano è aiutare i nostri alleati. Il comandante e il dottor Pym stanno riscontrando grosse difficoltà a coordinare le operazioni a causa del controllo dell'AIM sulla rete mondiale delle comunicazioni. Come possiamo essere d'aiuto? Ci hanno chiesto di distruggere il principale centro delle comunicazioni AIM per riuscire a unificare gli sforzi della resistenza. Facciamolo subito, amico mio. Per quanto riguarda invece la stampa, stanno iniziando a diffondersi delle notizie che vogliono il nostro Thor Odinson al lavoro con alcuni ex scienziati dell'AIM in una zona remota della Scandinavia. Potrebbe far parte della propaganda AIM per screditare gli Avengers, ma vale la pena di dare un'occhiata. Sono d'accordo. Ci serve.